Il vento che sferzava fino a ieri si è fermato all'improvviso, come per fare largo a questo nugolo di bambini radunatisi per far festa. Che creature straordinarie che sono i bambini. Li osservi dall'alto e somigliano a formiche che brulicano alla ricerca di organizzazione. Li guardi da lontano e appaiono quali api operose pronte a costruire alveari e a produrre nettare. Ti avvicini a loro e sembrano miniature di adulti, nella versione migliore però, schietti, entusiasti, curiosi, limpidi. Li fissi negli occhi e scorgi una luce speciale che un po' ti rischiara e un po' ti riscalda e ti induce a confidare, a nutrire cioè fiducia nel tempo che verrà, proprio perché sarà disseminato dai loro talenti. Ciascuno di quei talenti è il tratto distintivo di un prodigio, racconta una piccola, grande storia tutta da costruire, racconta che il valore di una comunità è più della somma delle parti che la compongono. Ogni bambino ha in sé un portento che servirà a rendere il mondo migliore. Oggi il tema è quello della pace. Gli adulti parlano di pace quando fanno la guerra. I bambini cantano la pace, ballano la pace per costruire la pace. Proprio come una squadra di eroi, anzi, di invincibili supereroi. 700 bambini tra scuola dell'infanzia e scuola primaria. Ma perché ci troviamo qui? Qual è la nostra finalità? Quella di testimoniare insieme il valore importante della pace. Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerò, non passo da te. E fermeremo il vento come dentro gli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani. Perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. La pace è prima di tutto che non ci siano le guerre, ma anche che ci sia la gioia.